si inventano tutti i nomi, quelli che restano a finire soldi, energia di idrogeno o robe del genere. E quindi a livello pubblico c'è proprio una mancanza di investimento, quindi non ci sono gli studi in questo senso. Da parte dei privati non c'è la conoscenza, non c'è la... Ecco, chiudo con questa qui, così chiudo tutto. L'interesse in gioco. Quindi purtroppo la situazione di Terra tocca tre che hanno interesse in gioco. Non uno, non due, tre. Perché iniziamo dal livello accademico, che perseguendo conoscenze di tutto il mondo legato alla coerenza, fa una fatica enorme essere accettato. Ve l'ho detto, è usato a livello locale, nelle piccole nelle specializzazioni, ma a livello globale non è accettato, non è accettato a livello ufficiale. Per cui già da questo mancano poi tutti i fondi a livello di università e studi pubblici. Poi c'è il mondo petrolifero, ovviamente, che oggi il petrolifero è tutto quello del controllo dell'energia attuale, che assolutamente vedrebbe in una mina la caduta del monopolio, comunque anche se lo acquista può comunque ricavare sempre molti meno soldi di quelli che guadagna adesso, per cui comunque è una cosa negativa e quindi blocca anche i privati. E la cosa più brutta, perché davvero la più brutta, perché dei primi due ci sono da aspettare, ma prima o poi arriva. Purtroppo il mondo militare invece ne sta facendo uso, ne sta facendo ampio uso, ve lo garantisco anche, anzi vi stimolo a comprare e leggere il libro Il segreto delle tre pallottole, scrivetelo, scritto da Emilio Del Giudice e Maurizio Perrealta, caporedattore di Rai News 24. È stato pubblicato un mese fa questo libro. Compratelo, perché vi racconta tutti le retroscena sia della fusione fredda e sia del flusso militare della fusione fredda. È impressionante. Io l'ho letto tutto in 3 giorni e sono rimasta a bocca aperta. Molte cose già le conoscevo. Il segreto delle tre pallottole, Emilio Del Giudice, Maurizio Torrealta, edito da Edizione Ambiente. Comunque lo trovate, insomma, Il segreto delle tre pallottole lo trovate. E purtroppo il mondo militare è quello che sta boicottando, e soprattutto che ha boicottato all'inizio e ha guidato i laboratori per trovare, addirittura ci sono casi di falsi, dati falsi, falsati, soprattutto in America, che utilizzano queste tecnologie per creare delle mini bombe nucleari basate sulla lamina del chito. Non è un uranio polemico, c'è tutta una storia molto, molto nostra dietro, che il libro spiega molto bene. E per cui boicotta e blocca con ogni mezzo, e loro ne hanno, lo sviluppo di questa tecnologia a livello civile. Purtroppo è così, loro devono ritenere il controllo finché possono, a livello militare è tutta storia. E niente, vi lascio perché devo scappare. Questo qui è il mio libro, invece, di prossima pubblicazione, che sarà, insomma, un libro molto bello, dove metterò anche tutte le ultime implementazioni legate alla scena della nostra impresa, dove spiego un po' tutto quanto, quello che avete visto prima, molto di più, e ovviamente molto meglio. E penso che per settembre, fine settembre, sarà pubblicato. E dovrei pubblicarlo su lulu.com, sul sito. Lo autopubblico perché voglio dare il grosso del ricavato alla mia associazione ONUS, al Forum Energetica Ambiente, e se lo pubblico con degli editori, le somme che ci danno sono praticamente irrisorie, invece così riusciamo ad avere delle somme al termine. Vi saluto e vi ringrazio. Perché quelle che funzionano ormai sono tutte NASA strutturate, quindi devi avere una capacità di nanotecnologia, perché ti funziona, se sei bravo qualcosa ti funziona lo stesso, però poi gli accessi di calore non sono né replicabili, né, perché ti si rovina subito la struttura del palladio, comunque del metallo che utilizzi, perché raggiunge comunque pressioni elevatissime, e per cui ti si rovina subito e ti dura poco e muore. Invece grazie ai nanoparticelli, a queste deposizioni controllate, riescono ad avere il reticolo cristallino adatto, quindi non si distrugge. Se ne sono a parlare di questo, sarà proprio lui? No. Sì, probabilmente, cioè, arriveremo che le faranno anche i cinesi in casa, però per questo ci vuole prima qualcuno che ingegnerizza il prodotto, poi gli altri lo copiano, però manca ancora la fase iniziale, la prima. Grazie. C'è un'altra domanda? Sì. Quali problemi vogliono sfruttare?
l'energia oppure in genere per caso delle reazioni mentali? Allora, in due parole, la cosa figa per i militari della fusione fredda è che non ha bisogno di massa critica. Le bombe nucleari, perché sono enormi? Perché hanno bisogno di raggiungere la massa critica per esplodere. La fusione nucleare no, basta 2 grammi. Quindi loro cosa fanno? Prendono delle mini bombe, le mettono dentro i proiettili, quando il proiettile va a forzare contro la corazza del carro armato, si crea quella pressione tale, ovviamente il proiettile è caricato di deuterio o idrogeno, con le giuste quantità di nichelo, palladio, eccetera, eccetera, viene precaricato tutto e rimane libero perché manca la pressione. La pressione quando arriva? Quando il proiettile sbatte contro l'impatto. A quel punto lì si raggiungono le gestioni tali per dare avvio alla fusione fredda, a quel punto lì si ha una microesplosione nucleare. Quindi ha proprio una bomba nucleare micro. E quindi che non, anche a livello di radiazioni sono molto localizzate e finiscono presto. Però tu hai avuto la potenza che potresti avere con un carro armato di tritolo in un proiettile grosso, sì, una bombata, una mini bombata che non ha bisogno di massa critica. E quella è la cosa bella della fusione fredda, non ha bisogno della massa critica per avviare il processo nucleare. Grazie.